Allora, la mia prima domanda è questa. Visto che tu sei un grande conoscitore della rete della blogosfera italiana, ti devo chiedere qual è al momento lo stato dell'arte per quanto riguarda l'utilizzo dei social media nel giornalismo oppure intorno al giornalismo italiano. Beh, rispetto a qualche anno fa le cose sono cambiate notevolmente. La polemica che c'era tra giornalisti e blogger, soprattutto nella prima fase, diciamo prima metà degli anni 2000, ormai è una fase completamente superata, semplicemente perché i giornalisti più intelligenti hanno capito che il blog come strumento di comunicazione e di conversazione era uno strumento che poteva essere integrato nelle proprie attività lavorative giornalistiche. Quindi vediamo gran parte delle testate online avere dei blog, e molti dei blogger appartenenti a queste testate oggi sono tra i blog più linkati all'interno della blogosfera e sono anche tra i blog più visitati. Mi viene in mente, per esempio, il blog Piavo Norane di Alessandro Giglioli. E lui è un classico esempio di giornalista che ha capito come funzionano i blog e oggi si è inserito benissimo di questo mondo. E poi c'è tutta la dinamica delle nuove testate che utilizzano i blog come strumento di pubblicazione. Il post di Luca Sofri senz'altro si inserisce tra i primi in questo filone, e questo fenomeno mi fa dire che ormai blog e giornalismo in Italia siano qualcosa di simbiotico e non più un mondo contro l'altro. Sai, ultimamente si parlava della potenza dei social media, soprattutto Twitter, guarda la Primavera Araba, ad esempio, piuttosto Sì. che i manifestanti notavi in Val di Susa che hanno tenuto aggiornati tutti con l'hashtag Notav, appunto. C'era chi pensava al fatto che questo potesse portare poi a un nuovo tipo di giornalismo, diciamo, generato dal basso. Credi che questo sia possibile o che sia più probabile mantenere un quadro di questo genere di cui parlavi prima, giornalisti che fanno i giornalisti di mestiere, che però utilizzano anche internet e i social network, i social media per diffondere quello che hanno da dire? Io credo che una cosa non esclude l'altra e mi spiego. Senz'altro il fenomeno delle persone che in maniera spontanea o più organizzata si trovano a essere testimoni di un evento o protagonisti di una manifestazione di cui fanno parte e usano gli strumenti della rete come Twitter, i blog, usandoli consapevolmente, quindi anche per esempio con l'hashtag. Non esclude dall'altra parte che ci siano giornalisti attenti a questi fenomeni e quindi usino in senso buono queste persone e questi contenuti per avere maggiori fonti dirette a sostegno delle loro attività giornalistiche, soprattutto nel momento in cui la testata giornalistica non ha qualcuno sul posto che può seguire direttamente le attività che si stanno svolgendo. Quindi, a mio avviso, sono due mondi che in realtà fanno parte di un unico mondo, che è quello dell'informazione online. Quindi, limitarsi a uno o all'altro probabilmente non dà una versione, non dà una visione completa del fenomeno. Certo, noi come lettori abbiamo molte più fonti a disposizione, non soltanto molte più testate da leggere rispetto a quelle a cui potevamo accedere in edicola o col telecomando, ma in molti casi, se siamo utenti esperti, possiamo direttamente andare alle fonti dirette, appunto facendo una ricerca su Twitter, cercando di farci un'idea direttamente. Questo è un arricchimento, ma credo non vada a scapito di chi il giornalismo lo fa bene. Sai, non so se hai visto l'intervista che abbiamo fatto un paio di settimane fa con Paul Manskin, ma lui diceva appunto che per quanto riguarda questo genere di informazione lui è molto scettico perché non si possono effettivamente fare dei discorsi argomentati, non si possono costruire
delle argomentazioni in 140 caratteri. Quindi secondo lui la limitazione era soprattutto su questo e infatti a suo avviso l'unico modo per utilizzare i Twitter, nella fattispecie, per comunicare sarebbe per comunicare i titoli di articoli che poi vengono linkati e vengono argomentati in maniera più dettagliata sul blog oppure sul sito del giornale. Tu che cosa ne pensi? Ma è ovvio che ogni strumento va usato per le caratteristiche che ha, quindi pensare di condensare, anzi di riportare un articolo di 1.000 battute su Twitter in 8 tweet non è la stessa cosa che scriverlo in un unico spazio in un articolo, e allo stesso modo se sono testimone di un evento e ho la possibilità di estrarre un video o di fare delle foto, non è la stessa cosa pubblicare quei contenuti che descriverli in 1.000 battute o in 140 caratteri. Quindi a seconda del mezzo che posso utilizzare, è chiaro che questo mezzo va usato per le caratteristiche che ha. Fatta questa considerazione, che può sembrare banale, ma tutto sommato non lo è, perché poi c'è chi pensa agli strumenti nuovi come modi nuovi di fare le cose vecchie, quindi invece no, invece ogni strumento non solo ha delle caratteristiche, ma anche un linguaggio, un pubblico diverso, e qui va usato in maniera consapevole tenendo conto di tutti questi fattori. Fatto questo ragionamento, mi viene da rispondere che in realtà Twitter è l'ideale per il tempo reale, quindi significa che sta succedendo qualcosa adesso, che è un terremoto, una guerra, una manifestazione, qualsiasi cosa, e io sono lì. È chiaro che posso mandare una foto e pubblicarla subito e commentarla su Twitter, posso raccontare quello che sta succedendo minuto per minuto con brevi messaggi. Questo non significa che questo sia l'unica possibilità di raccontare i fatti, perché se io vado a ricercare su Twitter quello che è successo nel 2009 in Iran, è impossibile che trovo qualcosa, proprio perché lo strumento è pensato come tecnologia per l'immediatezza. Quindi significa che se io voglio usare questi strumenti per raccontare qualcosa e, rimanendo sull'argomento, fare informazione, devo essere consapevole dei vantaggi e dei limiti. Quindi nel caso specifico dovrei cogliere la possibilità da Peter per raccontare quello che sta succedendo nel momento in cui sta succedendo, e poi a fine giornata o al termine dell'evento, se voglio comunque raccontarlo e raggiungere il pubblico più vasto, e credo sia opportuno poi trasferire questo testo in una maniera più elaborata su altri canali, oppure pubblicare in forma più estesa video, gallerie fotografiche che poi possono essere linkate una con l'altra da Twitter verso il blog, dal blog verso il canale YouTube con i video. Quindi tutti gli strumenti vanno pensati in maniera, cercando di usarli per far sì che ognuno di essi dia al massimo. Semplicemente limitarsi a Twitter perché si parla di Twitter o al blog perché si è affezionati al blog, e non usare gli altri strumenti, significa perdere delle opportunità. Ti leggo, visto che siamo esattamente in tema, una delle domande che ci è arrivata dai nostri lettori, che è la Sì. seguente. Per mantenere la veridicità e la qualità delle notizie, quali filtri secondo te dovrà mettere in atto il giornalista? Cosa differenzia il rumore e cosa diventa o è notizia? Ma io non sono, da qualche parte mi definisco pseudogiornalista, e i giornalisti, quando mi invitano a un evento, si domandano e mi chiedono sempre perché uso questa definizione. E la uso perché mi ritengo a tutti gli effetti un giornalista, ma non sono iscritto all'ordine dei giornalisti, non ho fatto una scuola di giornalisti, non sono un giornalista tradizionale, almeno secondo le definizioni che vengono applicate in Italia. Però detto questo, quindi non avendo fatto una scuola di giornalismo, non avendo seguito delle regole con cui vengono cresciuti i giornalisti in senso professionale, mi viene da rispondere a questa domanda dicendo che,
comunque le buone regole del giornalismo, beh, di 20 anni fa valgono oggi con Twitter e con i blog e varranno domani con gli strumenti nuovi che arriveranno. Quindi la stessa cosa vale per la selezione delle fonti. Fino a ieri un giornalista cosa faceva? Cercava di telefonare alle persone sul posto, alle istituzioni, e cercava poi di avere conferma da 2 o 3 fonti diverse rispetto allo stesso fatto, in maniera tale da essere sicuro che il fatto fosse reale e quindi lo potesse pubblicare come un fatto veramente accaduto. Oggi spesso non è possibile fare questo tipo di verifica, semplicemente perché, come è successo in Tunisia o in Libia, soprattutto nelle prime fasi di una guerra, di una protesta, di un fatto di un certo rilievo, non ci sono giornalisti ad ogni angolo della terra, quindi non è possibile avere una copertura globale sul posto e quindi verificare con i propri occhi quello che sta succedendo. Quello che si può fare però è applicare lo stesso metodo alle fonti della rete, e senz'altro avrai sentito parlare di un giornalista americano che si chiama Andy Carvin, che lavora per il circuito radiofonico NPR, e lui è famoso ormai, se ne parla in ogni contesto in cui si parla di questi argomenti, perché è uno dei più bravi giornalisti oggi a livello globale, che ha capito come usare Twitter per selezionare le fonti, costruirsi quindi una rete di contatti e andare quindi a selezionare qual è la propaganda, quali sono le persone che sono state testimoni di un fatto e lo raccontano su Twitter, con l'aiuto della stessa community che lo segue, che è in grado di dargli dei feedback sulle persone, sulla credibilità di chi scrive, che magari ha anche un blog o altre attività che quindi possono essere cercate in una sorta di fact checking che avviene tutto online. Quindi cambiano soltanto gli strumenti, ma non cambia la metodologia. Quindi applicando la stessa metodologia sugli strumenti nuovi, i giornalisti più preparati senz'altro sono capaci di distinguere quello che è il rumore dal segnale e quindi costruire anche delle storie che siano rispondenti a dare dei fatti e non delle supposizioni.